Allora, ciao a tutti, buonasera. Io sono Daniele Gobbetti, sono uno dei core developer del progetto Gadget Bridge, che vi spiegherò alla fine che cos'è, perché non sono qui per raccontarvi del progetto, ma sono qui per raccontarvi di quello che ci è successo, perché come tantissimi progetti open source noi avevamo e abbiamo tuttora una presenza su GitHub che usiamo sia per, come repository per il codice che come issue tracker che come wiki. E quest'estate, in giugno, ci è successa una cosa spiacevole e abbiamo imparato tante cose nel risolvere questa cosa spiacevole che ci è successa, ed è quello di cui vorrei parlarvi, perché secondo me è importante far crescere la consapevolezza di quelle che sono le cose positive ma anche le cose negative e i rischi che si corrono avendo un progetto su GitHub. Cominciamo dalle cose positive. Non credo di dover spiegare a nessuno qui che cosa è GitHub. È una piattaforma dove sostanzialmente si ha la garanzia di avere... una visibilità molto ampia. Questa è una pagina del nostro progetto. Come vedete abbiamo poco più di 1500 stelline, diverse centinaia di fork e diverse centinaia di persone che ci guardano, pull request che entrano, pull request che vengono chiuse, issues che vengono aperte, issues che vengono chiuse. Quindi siamo un progetto piccolo che è nato nel 2015, però GitHub ci dà e ci ha dato la possibilità di avere una bella community che è nata intorno al progetto. Una cosa che si fa quando si apre un account su GitHub, ma in particolare quando poi si va a caricare del codice, è naturalmente accettare i termini e condizioni di servizio. Tra queste ne ho evidenziata una che dice che sostanzialmente si accetta di risolvere eventuali questioni o diatribe legali in un foro competente, che è un foro statunitense in California, che è dove GitHub ha la sua sede legale. Quindi sostanzialmente qualunque cittadino europeo, il progetto Gadget Bridge è composto da 3 core developer, sono io, evidentemente italiano, e 2 ragazzi di Berlino. Quindi 3 cittadini europei che, avendo un progetto su GitHub, accettano di sottostare a quella che è la legislazione americana con tutte le conseguenze del caso. Tra queste conseguenze c'è il fatto che negli Stati Uniti c'è una legge, il Digital Millennium Copyright Act, che sostanzialmente consente, e lo dico in tutta onestà in maniera molto corretta, a GitHub di disconoscere del contenuto. Cioè, che cosa succede? Se io carico del contenuto su GitHub, lo posso fare con un account sostanzialmente anonimo, posso registrarlo con una email usa e getta, e poi posso caricare qualsiasi cosa, cose su cui io non ho nessun diritto intellettuale. Quindi loro, in maniera molto trasparente, descrivono quelli che sono gli step per una persona o un'azienda che ritenga di aver visto violato la sua proprietà intellettuale, per dire: quel codice, quel contenuto è mio e non ha nessun diritto di stare lì, lo dovete togliere. In base alla legge appunto statunitense, essendo GitHub quello che fornisce, mette a disposizione i contenuti per l'utente finale, è GitHub che è responsabile di questa cosa. Quindi se io carico un film pirata su GitHub e qualcuno lo scarica da GitHub, è GitHub che è responsabile del fatto di mettere a disposizione questo contenuto che non dovrebbe essere a disposizione. L'eccezione è quello che un fornitore di contenuti deve avere una procedura che consente a chiunque di dire: quel contenuto è mio, me lo devi togliere. A quel punto loro, giustamente, ripeto, lo tolgono, lo chiudono, finché la persona che lo ha caricato non se ne assume la responsabilità in prima persona. Dice: no, quello lì è mio, io l'ho messo perché avevo diritto per farlo, questo o quest'altro. La DMCA Takedown Notice è la procedura con cui il titolare supposto o il sedicente titolare di diritti di proprietà intellettuale può chiedere a GitHub di nascondere un contenuto. Lo fa elencando una serie di URL. Questo è il nostro, la Takedown Notice che ha chiuso il nostro repository all'inizio del mese di giugno. Come vedete, gli URL elencati sono URL di issue.
Le issue, per chi non lo sapesse, su GitHub vengono create da, tipicamente, altri utenti che possono dire qualcosa non mi funziona, fammi questo, fammi quello, oppure suggerisco di fare questa modifica per migliorare il funzionamento dell'applicativo. In queste issue alcuni utenti avevano caricato degli screenshot di un'altra applicazione, screenshot di un'applicazione Android fatta con la funzionalità del sistema, faccio lo screenshot e lo carico qui. La persona che ha aperto questa takedown notice ha detto: questi screenshot non possono essere condivisi. In più qualcuno aveva mandato dei log comunque presi dal sistema con la trasmissione dei dati tra l'applicazione e i wearable devices. Ha detto: queste cose non si possono fare, di conseguenza, caro GitHub, devi togliere questi contenuti. Secondo me in questo caso GitHub ha fatto un errore, perché nel caso in cui i contenuti elencati sono issue, quindi contenuti generati non dai responsabili del repository ma da altri utenti, si dovrebbe casomai rivalere su questi altri utenti, non sui responsabili del repository. Facciamo una domanda alla fine o... Scusa, è solo perché è proprio relativa a questo. Siccome nella slide vedo che all'inizio c'è riportato l'intero repository, volevo solo sapere se la comunicazione è stata fatta dando anche quello, cioè non solo le issue ma anche l'intero repository, perché se è stato questo, probabilmente, siccome gli hanno comunicato l'intero repository, allora Google GitHub ha dovuto... È esattamente quello che è successo, infatti. Il punto è che poi nella parte testuale di descrizione di questa takedown notice in realtà i riferimenti erano puramente alle issue, quindi secondo me qui GitHub ha fatto un errore, o quantomeno non ha analizzato in maniera accurata la takedown notice, perché io ho il sospetto, ma la persona che ha fatto questa cosa non ci risponde, abbiamo provato a contattarlo, io ho il sospetto che quello fosse lì come un placeholder per il copia e incolla e gli è rimasta lì quando ha fatto invia del form, però non lo potremo mai sapere. Quindi cosa succede? Quando GitHub blocca un repository, sulla pagina del repository appare questo. Questo repository non è disponibile a causa di una DMC Day Takedown Notice. Le cose da sapere, come vi ho detto, come avete sentito, sto parlando pochissimo del progetto perché voglio spiegare quello che succede, perché è importante per altri progetti, secondo me. Qui parla di public access. Ecco, public access un corno, perché noi... pur essendo autenticati, pur passando dall'API, pur non potevamo accedere al repository. Quindi in realtà anche per chi è proprietario del repository, il repository è completamente inaccessibile. Quel repository vuol dire issue, vuol dire wiki, vuol dire progetti se li usate, naturalmente vuol dire anche il codice per quanto riguarda il repository remoto. Quello, se vogliamo, è il problema minore, perché ogni sviluppatore con Git ha il suo codice, la sua copia locale del codice, e quindi quello è il problema minore. Quindi prima lezione importante: backup. Se usate GitHub per un vostro progetto, fate backup. Noi non ne avevamo, appunto, avevamo il codice, ovviamente, ciascuno per noi, e dici: sì, vabbè, ho il codice, quella è la cosa importante. Quando hai 500-600 issue sul repository, anche quelle sono importanti. Quindi se vi arriva una takedown notice, cosa fare se non avete backup? La prima cosa: andate nelle cache pubbliche, c'è Coral, CDN, c'è Google, ce ne sono tante, e fate screenshot di quello che è stato segnalato, perché GitHub segnala comunque le pagine con i diversi URL come esistenti, ma con uno status code che è 451, che è diverso, per cui nel giro di 2-3 giorni dalle cache pubbliche queste vengono eradicate. Di conseguenza, siccome ad esempio nel nostro caso, se si fosse andati in giudizio, noi ci saremmo dovuti difendere sulla base di cose che non erano più accessibili, avere una copia è sicuramente utile nel momento in cui andate a parlare col legale, che per quanto possa essere competente sulla materia della violazione del copyright del vostro progetto non sa nulla, probabilmente.
stabilire dei ruoli. Noi eravamo in tre e ci siamo subito messi d'accordo per dire: ok, io faccio questo, tu fai quello, tu fai questo, perché soprattutto in un progetto open source è facile non avere in realtà dei ruoli schematizzati, ognuno fa un po' quello che gli serve. In questa situazione bisogna andare davvero in modalità damage control e uno deve sapere cosa fare. Se avete contatti, esperiteli tutti. Noi alla fine abbiamo avuto la fortuna di trovare un avvocato tramite il fatto che io ci avevo già parlato per il gruppo utenti Linux di cui sono stato presidente, però davvero abbiamo parlato con la Free Software Foundation Europe, siamo entrati nelle chat delle Safe Conservancy, insomma fate tutto. Cosa non fare, perché fa solo perdere tempo? Cercare di aggirare i blocchi, provo dall'API, provo di qua, provo di là. Quando GitHub è chiuso, poi magari ci sono persone più competenti di noi che riescono ad aggirare, però noi non ci siamo riusciti. Scrivere al supporto GitHub per dire: ma c'è stato un errore, secondo noi questa cosa non andava fatta, l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatta diverse, in tutto più di 10 persone dei nostri utenti, per dire: avete sbagliato in questo caso. Ricevete la risposta standard che dice: il repository è chiuso perché c'è una takedown notice, devi fare la counter notice, punto, quello è l'unico step, non ha senso tentare di fare altro. Dopodiché io stupidamente ho cercato di contattare su Twitter il tizio che ci ha fatto chiudere, dicendo: sì, potevi dirci di togliere gli screenshot invece di scrivere a GitHub, santo cielo. E lui mi ha bloccato, non mi ha nemmeno risposto. Quindi non è molto utile. Nel giro di qualche giorno, proprio perché abbiamo esperito tutti i contatti che avevamo, siamo finiti su HiseDE, che è un quotidiano abbastanza importante, un sito web, poi sono quelli che pubblicano CTI, se lo conoscete, eccetera, eccetera. Adam Hyde ha scritto del fatto che è un'altra buona ragione per non usare GitHub. Insomma, c'è stato un po' di movimento, per fortuna. All'inizio, vi dico la verità, avevamo detto: senti, sai che c'è, noi lo facciamo per divertirci, non ci guadagniamo niente, questo ha voluto rompere e vabbè, lasciamo vincere l'uomo cattivo e amen. Quando abbiamo visto che invece c'era un po' di sostegno da parte della comunità, abbiamo deciso di procedere con una counter notice. Anche qui, quando lo si fa, intanto avevamo già in realtà un repository Git privato, però cioè, da qualche altra parte, per scambiarci le cose, segnare una timeline degli eventi: oggi ho fatto questo, ho scritto a quello, mi ha risposto quell'altro. Sono tutte cose molto utili, perché poi a distanza di settimane devi ripercorrere quello che hai fatto. Trovare un legale, secondo me, è fondamentale, perché comunque io credo che dare il primo segnale che si dà è questa risposta, sia a GitHub che a chi ha fatto la segnalazione. Se la risposta è competente e si vede che c'è dietro un legale, secondo me dall'altra parte viene percepita come: ok, qui se andiamo avanti c'è di là qualcuno che sa il suo mestiere, non uno che dice: sì, no, ma non volevamo, scusaci, eccetera, eccetera. Per cui il mio consiglio è trovare un legale comunque, e poi comunque noi la parte tecnica della risposta l'abbiamo bozzata noi. Il legale ha aggiunto la parte giuristica, ma non vi potete attendere che un legale sappia tutti i dettagli del vostro progetto, del perché quella cosa che viene scritta non è giusta e così via. Naturalmente, quando si fa questa cosa, si devono accettare alcune cose. Come detto, si deve accettare di sottostare, nel caso, alla giurisdizione USA. Questo in realtà lo si accetta già quando si crea l'account, però è facile dimenticarlo. Qui è molto pressante, perché lo si fa proprio. E bisogna accettare di affrontare delle spese per le vie legali. L'iter qual è? Quindi la si prepara, si fa l'invio via web, GitHub se la prende comoda, nel giro di qualche giorno, una settimana, eccetera, vi fa sapere se la cosa che avete mandato è accettabile oppure no. Se vi dice non è accettabile, si ritorna al primo step, altrimenti vi dice: ok, abbiamo ricevuto, va tutto bene, la pubblichiamo. E a questo punto chi ha fatto la segnalazione iniziale ha 10 giorni lavorativi per iniziare un'azione legale nei vostri confronti. Per questo dico si accetta la giurisdizione USA, perché qui davvero è: tu dici questo codice è mio e ho tutti i diritti di farlo stare lì, accettando il fatto che l'altra persona vi possa portare in tribunale negli Stati Uniti. Se dopo 10 giorni GitHub non riceve notizia dal tribunale che l'azione legale è stata iniziata, il repository viene aperto. Molto brevemente, l'anatomia di una counter notice è appunto che ci si assume la responsabilità di quello che si è pubblicato, quindi bisogna aggiungere i dati di contatto di almeno uno degli owner del repository. E nella counter notice c'è il lato tecnico, cioè il perché tecnicamente quello che è stato detto nella notice non è
corretto, e naturalmente gli appigli legali che dicono, ad esempio, condividere screenshot non è contro la DMCA, condividere log, i log non sono copyrightable, quindi non è una violazione della DMCA. Tips and tricks. Allora, GitHub nella sua guida dice molto esplicitamente, se fai una counter notice e vuoi mantenere la tua privacy, non c'è problema, invece che mettere il tuo nome, falla firmare al legale. Ecco, noi l'abbiamo fatto e dopo una settimana ci è arrivata la risposta che dice, ah, serve il nome di un owner. Abbiamo perso una settimana. Non fate la submission via web. Abbiamo fatto la submission via web, lì ricevi la bella conferma dell'invio che è andato a buon fine. Non si è più sentito nessuno. Dopo 4 giorni, questo l'abbiamo fatto all'inizio, il legale ha rifatto l'invio via mail e nel giro di poche ore aveva ricevuto la conferma, almeno che la mail fosse stata ricevuta. Altra cosa, il repository viene riaperto senza preavviso. Questo è importante soprattutto perché se voi avete accettato di rimuovere dei contenuti dal repository, poi ovviamente lo dovete fare. Noi nel nostro caso abbiamo detto, senti, di questi screenshot non ce ne importa nulla, quindi queste issue le cancelliamo pure, non c'è problema. Ovviamente nel momento in cui il repository viene riaperto, quei contenuti sono ancora lì e quindi è il caso di tenerlo sotto controllo per evitare di esporsi di nuovo a lasciare lì del contenuto che voi avete accettato di rimuovere, che però rimane invece visibile. Noi ci siamo accorti che era stato riaperto, ovviamente si sa, ci sono questi 10 giorni che loro dicono, però in realtà poi c'è di mezzo magari il festivo, questo, quell'altro, ma è festivo nella provincia di Washington, ma non la... Insomma, io vi consiglio, dal 9° giorno fate un cron job che vede se il repository è tornato e nel caso reagite subito. Comunque, prevenire è meglio che curare. Allora, Git è un sistema distribuito. Come detto, il codice non è mai stato un problema nel nostro caso. Il codice ce l'avevamo ciascuno sul suo laptop, ogni fork ce l'aveva. Però esistono anche dei tool, uno è pacchettizzato Debian, GitHub Backup di Joy Hess, che funziona molto bene. Voi lo lanciate dal vostro repository, dalla vostra copia locale del repository, lui crea un branch che si chiama GitHub e tira dentro tramite API dei JSON che descrivono tutte le issue, tutte le cose, per cui quello funziona molto bene. Ovviamente non avete l'aspetto grafico, però almeno i contenuti testuali e chi li ha scritti e così via ce li avete. Il wiki di un progetto GitHub è un repository Git separato, quindi quello potete tenerne un clone locale e tenetelo aggiornato, e ve lo consiglio perché lì, anche nel nostro caso, c'era tanta conoscenza che sarebbe andata persa. Aprite dei canali in aggiunta a GitHub prima che succeda. Noi praticamente il nostro dialogo con gli utenti, il nostro contatto con gli utenti avveniva solo tramite GitHub prima che succedesse tutto ciò. Adesso, se vedete nella slide in basso a destra, abbiamo un blog, abbiamo, in realtà i domini già ce li avevamo ma non li stavamo usando perché tanto dici ma sì c'è GitHub. Quindi vi consiglio, prima che succeda, di... c'è stata una domanda, quindi ho un minutino in più. Vi consiglio di fare questa cosa. E tenete conto che può succedere anche a voi, cioè noi siamo 3 europei, uno sviluppatore europeo ha fatto chiudere un repository appesandosi a una legge americana, cioè davvero col fatto che le issue possono essere chiamate a motivo per la chiusura, per la violazione del copyright, non voglio dire che ci sarà un attore cattivo che vi apre una issue e vi mette dentro il film della Disney e poi dice chiudi il repository, però potrebbe succedere tendenzialmente. Tutto questo lo trovate sul nostro blog, abbiamo fatto un post dove abbiamo cercato di spiegare, perché io ritengo molto importante questa cosa e per chiunque abbia un progetto su GitHub vorrei davvero che foste sensibilizzati su questo. Se vi avanza tempo e ci date una stellina su GitHub lo apprezzo, anche perché con 2000 stelline poi possiamo avere un'istanza hosted di Discourse e aprire un altro canale per raggiungere i nostri utenti. Ci potete installare su F-Droid e accettiamo donazioni su LiberaPay. Tutto questo è, ma perché ti dovrei installare da F-Droid se non so cosa fai? GadgetBridge è un applicativo per Android che è rilasciato con licenza AGPL3, supporta diversi wearable devices, smartwatch di Pebble, Mi Band, l'Amazfit Pip, che è abbastanza nuovo e noi abbiamo già il supporto, il vetusto Sony LiveView. L'applicativo non ha il permesso per internet, quindi i vostri dati non potete neanche guardare nel codice, che non li mandiamo da nessuna parte perché fisicamente, oltre che salvarli sul dispositivo, non possiamo fare. E vi consente di
utilizzare il vostro wearable device senza dover creare un account sulle diverse piattaforme, senza mandargli i dati lì. Ovviamente sa fare quello che noi gli sappiamo far fare, quindi se ci date una mano a fargli fare delle cose belle, sono molto contento. Infine, solo una piccola cosa, il giorno in dicembre dell'anno scorso che è stato annunciato il fallimento di Pebble e l'acquisizione da parte di Fitbit della proprietà intellettuale, per alcune ore siamo stati nei trending repository overall su GitHub di tutti i linguaggi, giù in fondo eravamo i terz'ultimi, però sulla prima pagina, e quindi siamo... me ne vanto e lo faccio vedere. Grazie a tutti. Scusa, quando parli di fornirti di un legale, sì, statunitense, perdonami, di un legale statunitense, cioè no. Tu avete... No, un legale italiano. Abbiamo la fortuna di aver avuto, appunto, personalmente avevo avuto contatti in passato con Carlo Piana, che forse qualcuno di voi conosce, che collabora con la Free Software Foundation Europe ed è persona competente in materia, che ha consentito a darci una mano sostanzialmente. Appunto, non un legale statunitense, perché fortunatamente in prima istanza, cioè finché non ti chiamano in giudizio, con i tribunali statunitensi non devi avere nulla a che fare, per fortuna. Però accetti di assumerti questa responsabilità davanti a una corte statunitense, eventualmente. Nel caso foste arrivati al tribunale, lui poteva rappresentarvi in un tribunale americano? Sì. Questo sì, ovviamente ci sarebbero state... spese di diverso ordine di grandezza, e ora se avete curiosità di sapere chi è l'applicazione o lo sviluppatore che ci ha fatto la Takedown Notice, lo potete vedere sul sito GitHub perché sono tutte pubbliche, però diciamo che è un'applicazione che è disponibile in vendita sul Play Store, dai numeri che ci sono sul Play Store ha tra le 100.000 e le 500.000 installazioni ed è in vendita a 2,99€, quindi diciamo che lascio fare a voi i conti, ma le risorse economiche erano leggermente sbilanciate in nostro sfavore. Due cose, al di là del fatto che Carlo è il mio collega di studio, quindi mi fa piacere. Mi fa piacere che sia stato citato, gliel'ho appena detto, ma volevo fare... Mi ha autorizzato a fare il suo nome, gliel'ho chiesto prima. Una considerazione legata al tuo not to do, che è quello di non cercare di contattare su Twitter. Ecco, volevo aggiungere un dettaglio. In questi casi è molto importante che scriva il legale e non la parte, perché se si scrive qualcosa... che va contro di noi, e molto spesso anche solo dire dai c'è sfuggito, ci dispiace, rimediamo, quello poi in caso di giudizio diventa una prova contro di noi, invece quello che scrive il legale è comunque non impegna, o in generale non impegna la parte se non è espressamente detto, quindi il tentativo di non contattare se non per le vie formali è importante anche per questo, volevo solo aggiungere questo. Grazie. Sì, questa è stata appunto la reazione credo naturale di trovarsi il 2 di giugno festivo la mattina che guardi la mail sul cellulare e GitHub ti ha scritto ah, il tuo repository. Bene, se non ci sono altre domande, io comunque sono qui in giro, se avete uno smart device e avete voglia di vedere se è supportato, chiedetemi come c'erano una volta le spillette, e vi ringrazio di nuovo.